Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi in questo video vorrei rispondere a un tag che mi è piaciuto moltissimo ed è stato ideato da Marisa del canale di Chiacchiere sul Divano in collaborazione con Nadia del canale La Swamp. Vi lascio entrambi i canali in descrizione così potete andare a vedere anche il loro video. Questo tag io l'ho trovato molto carino e ho deciso di rispondere. Si intitola 10 domande per te possono bastare e partiamo subito con la prima. Che cosa ti attrae di una persona appena la vedi? Quello che mi attrae di una persona che non conosco appena la vedo sono gli occhi e i denti. Sono due cose che io guardo subito e alle quali faccio veramente molto caso. Quindi, insomma, occhi e denti sicuramente sono per me, due biglietti da visita importanti. Se invece vogliamo andare un pochino più nel profondo e quindi non parlare di aspetto fisico, quello che mi attrae di una persona è la sua cultura. Quindi, se io conosco una persona e è colta, comunque utilizza in modo intelligente la sua cultura, perché comunque la cultura va utilizzata, secondo me, anche in modo intelligente. Quindi non bisogna fare i saccenti, quelli che vogliono fare i maestrini, insegnare tutto, ma utilizzarla in maniera ponderata, intelligente, allora sicuramente è una cosa che mi piace, che mi attrae nelle persone. Seconda domanda: che cosa ti ha fatto innamorare di tuo marito, fidanzato, compagno, eccetera? È difficile rispondere a questa domanda perché non c'è un elemento preciso che io riesco ad individuare che mi abbia fatto innamorare di lui, perché io in realtà mi sono innamorata di lui per come è, tutta la sua persona, la sua personalità, il suo modo di fare, il modo in cui mi faceva sentire, il modo in cui mi fa sentire ancora oggi. Quindi, insomma, un sacco di elementi in realtà. Però volevo fare un passo indietro per rispondere a questa domanda in maniera un pochino più strutturata. E noi ci siamo conosciuti quando eravamo veramente giovanissimi. E a questo proposito vi ho raccontato qualcosina nel video tag che ho ideato in occasione di San Valentino, quindi magari ve lo lascio linkato nelle schede. È un video tag, tra l'altro, che potete fare anche adesso perché è sull'amore in generale, quindi non è specifico di San Valentino. Quindi se volete vederlo e farlo, ve lo lascio nelle schede e anche in descrizione. Comunque, ci siamo conosciuti veramente da giovani perché io avevo 16 anni quando l'ho conosciuto e lui ne aveva 19, quindi insomma veramente giovani. E non ci siamo messi insieme subito, siamo stati amici per un bel po' di tempo, quindi ci siamo innamorati lentamente. Lui era il mio migliore amico, c'erano tra di noi tantissime confidenze, io con lui riuscivo a parlare, riuscivo a esprimermi, riuscivo ad essere me stessa, mi sentivo ascoltata, mi sentivo capita e cercavo di fare altrettanto con lui, cercavo di farlo sentire il più possibile capito, ascoltato, perché comunque io poi mi trovavo molto bene con lui, c'era molta sintonia tra di noi, proprio a livello intellettuale, a livello sentimentale, a livello affettivo, però non c'era mai stato niente, eravamo solo ed esclusivamente amici. Poi, dopo quasi 3 anni di amicizia, ci siamo accorti che questa amicizia era diventata un'altra cosa e quindi che in realtà poi eravamo innamorati e allora ci siamo messi insieme. Quindi è stata una cosa molto molto lenta e graduale. Io però avevo 18 anni quando mi sono messa con lui e quindi quello che mi ha fatto innamorare di lui a 18 anni non sono le stesse cose che mi fanno innamorare di lui ogni giorno oggi, perché io di lui mi innamoro ogni giorno, sempre di più. Quindi io abbiamo un rapporto veramente, insomma, molto molto particolare su questo, perché siamo una di quelle coppie che comunque ancora, nonostante siano passati 21 anni, abbiamo voglia di stare insieme, di abbracciarci, di darci un bacio in mezzo alla strada, cioè siamo molto così. Quindi diciamo che ogni giorno il nostro rapporto si rinnova e c'è sempre qualche cosa che mi fa innamorare di lui. Quindi, insomma, non so se mi sono spiegata, forse è più facile sentirle queste cose che raccontarle e spiegarle, però direi che in generale tutto il suo modo di essere, la sua personalità, il modo in cui mi fa sentire, insomma, un sacco di cose che riguardano la sua personalità e che è difficile andare ad individuare come un elemento specifico e singolo. Terza domanda. Se dovessi trasferirti all'estero, in quale paese ti piacerebbe vivere e perché?
In Francia perché io mi sento a casa quando sono in Francia, è una cosa inspiegabile, non riesco a spiegarla, ma è una nazione nella quale io mi sento a casa e quindi sicuramente se dovessi andare all'estero sarebbe la Francia. Di questa cosa infatti ne ho parlato anche nel video tag dedicato alle vite passate, ve lo lascio magari linkato nelle schede in descrizione così potete andare a vedere anche quello. Quarta domanda, se sei in giro, qual è il negozio che ti attrae maggiormente? Una libreria. Io sono attratta molto dalle librerie, di solito quando c'è un negozio di questo tipo in giro entro e do un'occhiata, magari poi non compro, però mi piace comunque entrare nelle librerie, guardare cosa vendono, guardare un po' tutto quello che è uscito nel mese, quello che magari invece anche quei libri più vecchi, più classici. Insomma, io nelle librerie mi faccio sempre molto volentieri un giro. Come ti comporti se una persona ti ha offeso? Dipende. Dipende se mi ha offesa pubblicamente o se mi ha offesa in privato e poi dipende se l'offesa è stata voluta, quindi appositamente per offendermi e per ferirmi, oppure se non è stata una cosa volontaria. Quindi se è un'offesa che non è stata fatta volontariamente, quindi una persona che magari ha detto una cosa, io mi sono offesa, ma non era nelle intenzioni di quella persona offendermi, magari la chiarisco a tu per tu, glielo dico che magari quella cosa mi ha dato fastidio, però poi comunque se c'è un chiarimento e quella persona effettivamente mi chiede scusa, finisce lì. Se invece la persona mi offende di proposito e magari lo fa anche davanti ad altre persone, sicuramente mi faccio le mie ragioni e le dico o gli dico, a seconda se è un uomo o una donna, di non permettersi di trattarmi in quel modo, ovviamente. E poi dipende un po' anche dalla situazione, perché se lo fa in pubblico, ma sono in una situazione formale, nella quale magari non è il caso di mettersi a litigare, magari lì per lì non dico niente, però poi dopo sicuramente lo vado a pescare e glielo dico. Se invece è una situazione informale, allora magari se l'offesa è molto pesante glielo posso anche dire sul momento. Però insomma, per fortuna una cosa del genere non mi è ancora successa e quindi insomma speriamo che non mi succeda. All'ultimo momento alcune persone si fermano a cena da te. Sei contenta, però cosa ti manda in ansia? Se sono contenta è difficile che qualcosa mi mandi in ansia, perché se è una cosa anche fatta all'ultimo minuto, ma magari è partita da me e sono felice di questo, alla fine non c'è una cosa che mi potrebbe mandare in ansia, anche se per caso non avessi niente da mangiare in casa, dico ragazzi, prendiamoci una pizza, stiamo insieme e basta. Quindi insomma, se sono contenta, vuol dire che le cose erano in qualche modo fattibili. Se invece è proprio una cosa che mi coglie alla sprovvista, pur rendendomi magari felice, potrebbe mandarmi in ansia il fatto che io ho la casa molto piccola e quindi poi alla fine non ci stiamo, quindi ci sono delle difficoltà proprio nella gestione degli spazi. Quella potrebbe essere una cosa che mi potrebbe mandare un pochino di più in ansia. Però devo dire che proprio perché ho la casa piccola, a me non succederà mai una cosa del genere, perché non succederà mai che io possa dire alle persone fermatevi a cena perché non ci stiamo e quindi non lo posso fare. Quindi insomma è una cosa che posso immaginare, ma non è realistica nel mio caso. Sei una persona che parla, che osserva o che ascolta? Questa è una bellissima domanda. Fino a qualche tempo fa ero una persona che ascoltava. Io ho ascoltato tantissimo nella mia vita, ho ascoltato le persone veramente, ho ascoltato anche i silenzi delle persone, perché nel silenzio a volte ci sono mille parole, molte più parole di quelle che vengono dette in modo esplicito. Quindi io veramente ho ascoltato tanto, però poi a un certo punto mi sono un po' stancata di ascoltare così tanto e quindi adesso sono sicuramente una persona che parla di più e ascolta un po' di meno, forse. Anche se ho mantenuto comunque un equilibrio, nel senso che prima forse ascoltavo troppo e parlavo troppo poco. Adesso invece diciamo che ho raggiunto un po' un equilibrio e parlo di più, ma non ho neanche smesso completamente di ascoltare le persone. Diciamo che c'è forse adesso un equilibrio tra le due cose e mi sembra comunque una cosa che per me sicuramente è migliore rispetto a quanto non fosse prima.
Ottava domanda. Il tuo cavallo di battaglia in cucina. Secondo me in questo momento, perché va a periodi, io sono una persona che ha sempre cucinato tantissimo e qualsiasi cosa, quindi dagli antipasti al dolce, però ultimamente il mio cavallo di battaglia credo che siano le torte, perché il mio compagno si sta complimentando con me per tutte le torte che faccio in casa e quindi credo che in questo momento sia quello il mio cavallo di battaglia. Quali sono le note profumate che ti piacciono di più? Se parliamo di ambiente, quindi profumi che vengono dall'ambiente, mi piacciono le note floreali, quindi le note di profumo floreali sono quelle che io preferisco, se c'è profumo di fiori, di vegetazione in generale. Se invece parliamo di un profumo, quindi il profumo classico che ci diamo sulla pelle, allora a me piace il J'adore e quindi quello è il mio profumo preferito e le note di profumo che preferisco sono quelle. Ultima domanda. Non tollero le persone che... Io non tollero le persone che danno per scontati i miei stati d'animo, i miei sentimenti e le mie emozioni senza prima chiedermi come mi fa sentire una determinata cosa, perché ci sono persone che pensano di aver capito tutto, che pensano di sapere tutto, di come noi siamo fatti, di come ci sentiamo, quando magari invece in realtà non hanno capito niente. Quindi quando danno per scontate magari delle cose che io provo, quando in realtà magari io non sto provando quelle cose ma ne sto provando delle altre, rimango piuttosto infastidita. Quindi preferisco che le persone mi chiedano come mi sento piuttosto che darlo per scontato. Bene ragazzi, questa era l'ultima domanda. Io taggo tutti quelli che vorranno fare questo tag. Se lo fate, mi raccomando, mettete nel titolo le ideatrici del tag e vi invito di nuovo ad andare a vedere i loro canali che vi ho lasciato in descrizione. Io come al solito vi do appuntamento alla prossima, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.